Tutto questo ambaradan che abbiamo fatto prima, la scommessa, tutte balle. Sì. Vedete, abbiamo dato un inizio divertente, molto divertente, perché purtroppo tocca a me e vi devo parlare di un argomento, ve lo dico in silenzio, che è una grandissima rottura di palle. Rottura di palle. Rottura di palle. Oh. Allora, e quindi abbiamo fatto tutta questa cosa prima, perché vedete, esiste un mondo che non conoscete, ed è quello dei convegni sull'inno nazionale. Ora, io ne ho fatti tanti, ma i signori in prima fila sanno che un convegno, una lezione sull'inno è catalogato in ambito NATO come arma non convenzionale, per la sua capacità di distruggere, polverizzare, annullare l'area inferiore dell'apparato riproduttivo maschile. Come si va ai convegni sull'inno? Come funzionano questi convegni sull'inno? Normalmente accade questo. L'unico sveglio a turno è il moderatore. Il moderatore arriva, si siede, guarda tutti, che stanno già un po' caracollando naturalmente, e comincia a dire: benvenuti alla 97esima edizione delle giornate mameliane. Giù, tutti a dormire. Ci si sveglia solamente, come i pugili suonati, quando il relatore finisce. E normalmente nei convegni si finisce dicendo grazie. Il grazie per noi che dormiamo è un segnale, come una sveglia, e cominciamo a applaudire a occhi chiusi. Tant'è vero, che io vado ai convegni sull'inno con questo strumento, i mitici occhiali da simposio, che sono questi. Cioè, non si vede una mazza, però ragazzi, che sonni che si fanno tranquillamente. E ho preso invece da un mio amico, che è veramente una personcina che sa come si vive, l'uomo di mondo, quelle che lui si mette ai convegni, le babbucce patriottiche, tranquillamente. Esce da casa così e se ne va al convegno. Normalmente in questi convegni sull'inno c'è sempre quello che noi chiamiamo il Terminator, il Terminatore. Sapete quei professori anziani, giallicci, un po' trombati nella carriera universitaria, no? Labbretti sottili, con l'alito un po' sputazzano anche, no? Questo viene chiamato alla fine normalmente, per dare praticamente il colpo di grazia. Si avanza con una mappazza di fogli così in mano, si siede e comincia a leggere. Ora, se c'è una cosa, e voi lo sapete perché ne avete ascoltate di relazioni, la lettura in un convegno uccide, sempre non fa altro, uccide. E comincia a parlare, anzi a declamare: Goffredo Mameli, nella sua giovinezza sacrificata alla patria, in questa stanza e nella cosa, e in questa poesia memorabile, nella quale ha trasfuso tutta la tensione. E questo atteggiamento, come dire, sa già di monumento di bronzo, di celebrazione, di mamme nel giardinetto col monumento, coi bambini, no? Tutto qua. Voi mi avete conosciuto, sono un pochino, forse non appartengo a quella categoria di professori, e inizierò questa chiacchierata con un nome epico, solenne, inimitabile: Bobby Solo. Bobby Solo. Lo conoscete tutti, Bobby Solo, spero. Bobby Solo, una lacrima sul viso, uno dei più grandi cantanti degli anni 60 e 70, il quale a metà degli anni 70
tirò fuori una canzone estiva bellissima che si chiamava La Siesta. Enrico, fagliela sentire un pochino. Al mio paese, quando il sole picchia sulle case, tutta la gente chiude gli occhi, chiude le persiane. Quando è l'ora della siesta, è festa per me, invece di dormire io. Allora, vi ripeto le parole dell'inizio, tenetele a mente. Al mio paese, quando il sole picchia sulle case. Attenzione, in Italia ci stiamo avvicinando al 2 giugno, festa della Repubblica, il sole comincia a battere, ma non batte solo sulle case, batte pure sulle teste. Giornalisti, uomini politici, veline, l'intelligenza, la crema, no, della cultura italiana, i quali, come degli zombie all'orizzonte, arrivano nell'imminenza del 2 giugno e cominciano a sparare una marea di stupidaggini sull'inno. Oh, l'inno è una marcetta, l'inno non ci piace, ma l'inno qua, l'inno là. E sapete come si chiama questo movimento di pensiero? Si chiama PISSUM, che è un acronimo, parlare dell'inno senza saperne una mazza. PISSUM. Sentite già l'evocazione, no? Questa sorta di eco di fluire idrico. PISSUM. Mamma, me scappa il PISSUM. Vai, vai in televisione. Vai a Porta, parla dell'inno anche se non ne sai nulla. Che è lo sport nazionale italiano, ragazzi, scusate. Ma voi avete visto le trasmissioni in Italia? Si parla della fuga dei cervelli, no? Italiani, e chi ti trovi da Vespa? Flavia Vento. Forse perché la Flavia Vento, il cervello da quel diga è fuggito, insomma, no? Che è l'unico motivo per cui c'è. E il fondatore del PISSUM è il più grande italianista vivente, Aldo Biscardi, che a sentirlo tu impari, ti abbeveri della sua cultura. E vi ricordate quando 3 anni fa Biscardi cercava di insegnare a quell'altro filologo romanzo, Francesco Totti, a cantare l'inno prima delle partite? Oh, canta Francesco, canta, io canto, canta Francesco. In realtà la cosa sta in questi termini. Del nostro inno sappiamo quasi nulla, nulla, nulla. Ora, 3-4 anni fa c'è stata la moda di allegare un CD dell'inno con dei quotidiani. Io ne ho portato uno dei tanti che sono stati pubblicati e ho tolto la copertina per carità di patria. Al numero 4, nelle varie versioni dell'inno, c'è scritto questo. Versione integrale ridotta. Ora io mi chiedo se sono scemo io o c'è qualcosa che non va da un punto di vista di italiano. Versione integrale ridotta, non so come la faccio, cioè integrale ridotta, non lo so, se è integrale è integrale, se è ridotta è ridotta. E qual è la cosa che normalmente si dice del nostro inno? Il nostro inno è una marcia, anzi, peggiorativo, è una marcetta. Questo lo sapete tutti. Se lo compariamo con gli inni delle altre nazioni, noi vediamo degli inni solenni, sontuosi, cerimoniali, e pensiamo sempre che il nostro inno sia quello delle scampagnate o delle feste di paese, perché c'ha questo. No, no, c'è un errore. Grazie del telefono, possiamo spegnerlo? È un errore. Il nostro è uno fra i più begli inni del mondo, con un piccolo problema, piccolo, è eseguito male. Arriveremo a spiegare perché. Ma prima vorrei chiedervi una cosa. Qualcuno si è posto il problema, probabilmente ve lo siete chiesti anche voi, adesso che avete affrontato l'inno in maniera così un pochino anche istintiva. Ma l'Italia, che ha prodotto fior di musicisti, possibile che non abbia trovato un grande compositore in grado di scrivere un bellissimo inno nazionale? Un nome a caso, Giuseppe Verdi. Ma Verdi, cioè, dateglielo a lui, no? Affidateglielo. Lasciamo perdere il vapensiero sul quale torneremo. Dovete sapere che Verdi un inno nazionale lo ha scritto.
lo ha scritto, pensate, nel 1848. E sapete chi gli ha dato l'incarico? Giuseppe Mazzini. E sapete su quale testo lui ha composto la musica? Un testo di Goffredo Mameli. Mazzini, Mameli, Verdi. Porca miseria, uno direbbe. Meraviglioso. Il testo di Mameli, pensate, era ancora più aggressivo, più duro, più combattivo di quello attuale. E si chiamava Suona la tromba. E lo ritrovate nel vostro kit di sopravvivenza che vi ho dato, al documento numero 1. C'è questo Suona la tromba. Allora, io vorrei provare a farvelo ascoltare. Questa è musica, ragazzi, di Giuseppe Verdi. Allora, vogliamo sentire come potrebbe suonare l'inno nazionale di Verdi? Un'avvertenza, mettetevi comodi, mettetevi comodi. Vai Enrico! Applaudito. Chi è che mi sta rovinando tutto? Allora, io vi diciamoci la verità. Sapete qual è il limite di questo inno? Lo dicevamo prima quando parlavamo, quando ascoltavamo la banda. Non è orecchiabile. È difficile da cantare. Al di là del fatto che non tutto ciò che è scritto da Verdi è meraviglioso. Fatto anche delle pagine mediocri, non è che uno è genio sempre. Però in effetti ha questa difficoltà di cantare. È un canto a più voci, quindi non c'è quello che viene chiamato l'unisono. L'unisono è bello perché cantiamo tutti insieme. Sapete quanto è durato questo inno scritto da Verdi? 3 settimane. Cancellato dalla memoria collettiva. Questa esecuzione l'abbiamo fatta fare noi a Torino 2 anni fa nell'ambito di una ricerca sull'inno ed è la prima esecuzione dopo il 1848, sparita. E ciò vi insegna una cosa, punto primo nella comprensione degli inni nazionali e della musica del Risorgimento in generale. Non guardate alla qualità presunta del compositore. Gli inni nazionali sono completamente una cosa diversa, alla quale cioè non si possono applicare i giudizi di valore, di tecnica costruttiva, di capacità musicale. Assolutamente. Sapete perché funziona un inno? Perché è capace di aggregare, di farci sentire uniti intorno a un'idea. Questa è la verità. Ecco perché Verdi è crollato. Perché non era facile. Non è entrato nel cuore della gente. Non si è fatto, cioè, popolare. Ora, le strade degli inni sono tantissime, le più originali. Una era abbastanza semplice. Prendiamo una musica normalissima. Che cosa possiamo prendere? Non lo so. No. No, prendiamo un'altra cosa. 31 dicembre 1859. Teatro Carcano di Milano, tutti voi sapete che il 31 dicembre, scusate, 1858, eravamo alla vigilia della Seconda Guerra d'Indipendenza. C'era lo spettacolo di Capodanno, immaginate un teatro come questo, tutta gente ben vestita, e c'era la musica. Nell'intervallo tra un tempo e l'altro, un compositore milanese che si chiamava Paolo Giorza, mise su
una polca sgangherata, completamente senza senso. Ritaglia delle musiche, le mette una dietro l'altra, ci mette dei versi che non vogliono dire assolutamente nulla. La eseguono 8 richieste di bis. Il giorno dopo tutta Milano la sa, la vanno a cantare sotto il palazzo del viceré austriaco, diventa la colonna sonora della seconda guerra d'indipendenza ed è suonato nelle bande durante la battaglia. Era nata la bella Gigugin. Kit di sopravvivenza numero 2, cercate di capire il senso delle parole. Vai Enrico. Elementari si croparano le orecchie. Subito. Copritevi le orecchie, gli altri possono ascoltare. Poiché si parlava con i bambini, quelli delle superiori possono ascoltare, solo le elementari orecchie chiuse. Poiché si parlava di bambini, ho tagliato in questa esecuzione l'ultima piccola strofetta che voi avete, i bambini non guardino, che contiene un neanche troppo esplicito allusione sessuale. L'avete sentita? La capite? L'avete capita? Sì. Allora, aprite le orecchie, su, via, via, via. Allora, tutti loro subito, e sei venuto a dircelo, allora, tu che vuoi dire? Vuoi spiegarci? Lo sappiamo tutti, ti ringrazio. Vuoi dirci qual è l'allusione? No, no, ti prego, no, no, giù le mani. Allora, mi chiedo questo, al di là del divertimento di questa canzone apparentemente spensierata, ma mi spiegate perché questo testo, che non vuol dire assolutamente niente in apparenza, è diventato un canto patriottico? Una delle ragioni in cui si è innestato è perché è orecchiabile, ma attenzione, c'è un processo diverso. Queste parole sono prive di senso in apparenza, perché il popolo, la gente, ha dato ad alcune di queste parole un significato del tutto particolare. Dovrebbe esserci in grassetto la bella la finestra, la dischele è malada per non mangiar polenta. Ora uno può pensare, non è questo? No, c'è scritto. No, l'ultima frase lasciatela perdere, ne abbiamo già parlato, basta! Ma insomma, ragazzi... C'è scritto, la bella la finestra, l'è tutta in Cipriada, la dischele è malata per non mangiar polenta, giusto? Ci siamo? Allora, le ipotesi sono due, o chi l'ha scritta si era fatto un po' di crack da poco, perché non vuol dire nulla, oppure la gente ha dato un altro significato, e sapete qual è il significato? La Lombardia sta aspettando alla finestra la libertà, e dice di essere malata perché non può fare un sol boccone degli austriaci. Alt. Adesso voi mi dite, Michele, hai preso tu il crack prima di venire, perché come fai a darci questa verità? Stiamo attenti. La bella alla finestra, siamo d'accordo, la Lombardia, dice che sta male perché è oppressa dagli austriaci per non mangiar polenta. Ora,
La polenta può essere o bianca o gialla, siamo d'accordo. Le uniformi degli austriaci erano bianche, tanto è vero che venivano chiamati i mugnai, e le bandiere austriache erano gialle, con l'aquila bicipite nera. Ecco che la gente ha trasformato questo piccolo elemento apparentemente incomprensibile in un significato fortemente austriaco. Gli austriaci naturalmente all'inizio non capirono nulla, tanto è vero che durante la battaglia di Magenta le bande austriache e le bande franco-piemontesi entrambe suonavano la bella gigugin perché era carino. E quindi era una specie di autorete, non lo so, da parte degli austriaci, che suonavano un canto che era contro di loro. D'altra parte, ragazzi, fare un solo boccone del nemico è una cosa che ricorre tantissimo nella nostra modo di dire, ma anche nella letteratura. Vi faccio un esempio. Casualmente, vi faccio vedere una cosa contando sulla vostra sagacia. Sagacia. Che cos'è questo? Alt, ho sentito tre cose. Brioche, cornetto, ma una persona della che frequenta i salotti buoni mi ha detto croissant. Chi è? Un applauso lo ha. E io so il suo nome, Vilfredo Mocenigo Soranzo di Soresina Vidoni, presidente del Circolo della Caccia. Signori, croissant. Cosa vuol dire croissant? E non mi dite cornetto, eh? Ignoranti. Croissant. Chi è qualcuno? Allora, silenzio un attimo. Allora, chissà. La traduzione francese di croissant, che è un termine francese, alzi la voce. Croccante no. Come? Eccola. Alzati, fatti vedere, giratevi tutte e due, fatti vedere. Prendete esempio da queste due fanciulle. Grazie. Croissant vuol dire letteralmente crescente. E cos'è? E qual è quel satellite che ha le attribuzioni di crescente e calante? La luna. Il croissant è una mezzaluna. Ma sapete come nasce il croissant? Questa è la cosa straordinaria. Il croissant nasce nel 1683 a Vienna. Nel 1683 i turchi assediavano Vienna. Ragazzi, non stiamo parlando delle crociate. Non stiamo parlando del 1400. Alle soglie del XVIII secolo, se Vienna non avesse resistito, i turchi avrebbero invaso l'Europa, tranquillamente. Cosa accade? Nella Vienna assediata, i pasticceri viennesi hanno un'idea e dicono: tu ci assedi e io ti invento un dolce a forma di mezzaluna, che si chiamava Kipfel. Così, quando io davo un morso a questo dolce, idealmente davo un morso al nemico. E ogni volta che noi facciamo questo gesto quotidiano di intingere il cornetto nel latte, sappiate che rievochiamo un gesto che 4 secoli fa fu inventato in circostanze completamente diverse da dei pasticceri. Poi, naturalmente, il cornetto fu esportato in tutta Europa attraverso le guarnigioni austriache, attraverso l'esercito austriaco, di stanza nei vari posti d'Europa. Ma questa è l'origine del cornetto. Un applauso per la mia cultura, scusate. Chi è che fischia? Cioè, le è dispiaciuto, signorina, che io abbia chiamato un applauso? Lei pensa che io stia perdendo i miei 20 euro? Va bene. Altro sistema di fare inni e di fare canti. Musica nota, antica, conosciuta, ci mettiamo dei nuovi versi. Semplicemente, ce l'abbiamo, è nel nostro patrimonio, la cantiamo, ci piace, mettiamoci dei versi d'occasione, mettiamoci dei versi patriottici. È il caso di questa meraviglia che abbiamo già sentito. Enrico,
No. L'addio mia bella Dio. Grazie Enrico. Addio mia bella Dio era un canto toscano antichissimo. Della vostra terra. Poteva avere, era del 600, del 500, tranquillamente. Ed era un canto che sentivano tutti i nostri trisauli. Poi cosa accade? Che un avvocato seduto a un caffè di Firenze, il caffè Castelmur, vedeva passare i volontari, i ragazzi toscani, quella brigata che andò a combattere a Curtatone, a Montanara, e sul tavolino di un caffè scrisse queste parole meravigliose. Addio mia bella Dio, l'armata se ne va. E questo canto è rimasto, stamattina l'abbiamo cantato insieme, io sono rimasto sorpreso del fatto che anche i giovani lo sappiano. Perché parla al cuore, semplice, che problema c'è? Io lascio il mio amore, parto per la guerra, forse non la rivedo, la rivedrò in cielo e la saluto. Meraviglioso. Questo modo di fare, musica antica, parole nuove, proveremo a replicarlo con un esperimento adesso. Adesso noi trasformeremo un canto popolare in un canto risorgimentale, però dobbiamo prendere un pezzo che sia assolutamente l'antitesi di un canto cerimoniale. Se Enrico vuole favorirmelo, ve lo diciamo. No, no, è questo. Che ce frega del cileno, noi ci avemo totti gol. Canto della curva, o comunque con le varianti regionali. No, 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 io sono del Livorno, quindi non c'è problema. Allora, è un canto di curva sud. Cioè, voglio dire, come puoi pensare che un canto di curva sud possa essere trasformato in un canto risorgimentale? Anzi, sentiamolo nella versione originale dei tifosi della Roma. Sentite che bel modo di esprimersi. Allora, abbiamo una musica, lasciate, non pensate al calcio, pensate alla musica un attimo, concentratevi sulla musica. Brava, è orecchiabile, pa, 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 pa. Si segue, si impara subito. Adesso noi ci mettiamo dei versi diversi, dei versi diversi. Noi pugniamo, cioè noi combattiamo per la patria, noi vogliamo la libertà. Prendiamo un pianoforte, prendiamo un coro e sentite che effetto fa. Noi pugniamo per la patria, noi vogliamo la libertà. Noi pugniamo per la patria, noi vogliamo la libertà. Libertà, libertà. Noi pugniamo per la patria, noi vogliamo la libertà. È già meno calcistico. Se voi non conosceste questo pezzo e io vi dicessi l'ho trovato in una ricerca d'archivio da qualche parte, voi potreste anche crederci. Adesso però lo trasformiamo ulteriormente, e cioè facciamo diventare Noi pugniamo per la patria, cioè questo Totti Gol, in un inno nazionale straordinariamente sontuoso. Basta un po' di arrangiamento, la melodia naturalmente è la stessa. Vai Enrico. Questo è accaduto nel passato, assolutamente. Musica popolare diventata improvvisamente musica patriottica. Domanda? No, no, ma non aver paura. Ma questo è un esperimento, voglio dire, non è vero. Cioè, non è che il Totti Gol nasce nell'Ottocento. Era solo per farvi capire che anche da una musica apparentemente banale, i nostri padri inventarono dei canti patriottici. Un consiglio,
affrontate, amate, apprezzate lo studio della nostra musica popolare. Guardate che i Canti del Risorgimento è tutta musica italiana, genuina. Noi siamo portati adesso a disprezzare la nostra musica popolare, le canzoni folcloristiche. Se andiamo in un negozio di CD, probabilmente vedi gente che va a comprare per 30 euro Canti degli affumicatori di salmone dello Yucatan, no? Tutte queste cose, immagino che cosa ti dicono, però vedi nel reparto degli economici tutti i nostri canti popolari. È un errore, è un grande errore di valutazione. La musica popolare italiana ha espresso i massimi livelli al mondo. Canzoni come Vola Vola, Vitti una Crozza, Funiculì Funiculà, che sono canzoni apparentemente popolari, hanno una dignità molto maggiore di quelle delle canzoni popolari degli altri stati. Quando io avevo l'età vostra mi ero innamorato della musica folcloristica americana, quella dei cowboy. Sapete quello? I went down to the railroad yard. E allora andavo a cercare, le sentivo. Canzoni come questa, ad esempio, che dà un'idea delle grandi praterie. Sentite questa, Enrico. Sentite. Ecco. Che gioia. Gli spazi. Na, 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 na. Senti questa chitarra. E parti e non parte. In a cavern, in a canyon, excavating. Grazie, mi sto commuovendo, ma consiglio, di fronte a un canto straniero provate sempre ad avere la traduzione. Non vi fidate dell'assonanza. Sapete qual è la prima strofa di My Darling Clementine? Cosa vuol dire in italiano? In una caverna in un canyon scavato da una mina c'era un minatore di 49 anni e sua figlia Clementina. Ma i coglioni, direbbero a Roma. Mamma mia! Io dico che per struttura poetica e per grandezza musicale può essere paragonata a questo colto esempio della nostra musica popolare. Vai Enrico! Tagliata alle tre punte, paravolti, quanta buona la sola assunta, paravolti, con le punte del suo petto, se ci prova sonda il letto, dammi la merosina, dammi la merosina. Beh, chi vi ha dato il permesso di applaudire? Siamo a una lezione seria. Allora, avevamo accennato prima a quello che noi sentiamo, che noi pensiamo quando sentiamo gli altri inni, no? Ah, gli inni degli altri paesi. Sentiamo questo che è molto famoso. Vai, Eric. Grazie. L'hanno individuato subito, l'inno degli Stati Uniti. Caruccio, onesto, solenne. E uno dice, vabbè, l'avrà composto un americano, ma manco per niente. Sapete qual è l'origine di questo inno? Sapete dove è nato? No. Era l'inno di un club massonico londinese del Settecento che veniva suonato prima di andare a mangiare. Aveva un titolo completamente diverso e questi membri del club lo so, è una bella musichetta. Cosa è accaduto? Che questa musica, non l'inno, ha attraversato l'oceano, si è insediato nel territorio degli Stati Uniti e all'inizio dell'Ottocento un avvocato ci ha messo questi i versi attuali per un episodio della guerra anglo-americana che io assolutamente non vi dico. Ma l'inno americano non è stato composto da un americano. 1-0 per l'inno di Mameli, che comunque ha entrambi gli autori italiani. Sentite quest'altro inno, anch'esso molto famoso. Grazie Enrico, hanno capito subito. L'inno tedesco. Vi ricordate Schumacher quando vinceva? Ve lo ricordate? Che stava sul Po? No, si dice Schumacher, raga, no, non è Schumacher. Schumacher si pronuncia. Basta. Oh. Ragazzi, va bene, Schumacher, va bene, Schumacher, va bene, Schumacher.
Allora, ve lo ricordate sul podio che era tutto compunto quando ascoltava il suo inno e quando attaccava l'inno nostro cominciava a fare il direttore di orchestrina? Quella testolina di Rapanello di Schumacher non sa una cosa, che l'inno tedesco è un classico fattispecie di furto con destrezza. Furto. Sapete qual è l'origine di questo? Questo inno era esattamente l'inno imperiale austriaco, scritto da Haydn nel 1797, con tutta un'altra parole, con un altro testo. Quando nel 1918 l'impero austriaco collassò, quest'inno rimane appeso e i tedeschi della Repubblica di Weimar nel 22 si prendono quest'inno, ci mettono altre parole e lo trasformano in Deutschland über alles. 2-0 per l'inno di Mameli, bravissima, 2-0. I tedeschi però, attenzione, non è che l'hanno fatto una volta sola. Sapete qual era l'inno prussiano e poi tedesco prima di questo furto coscasso? Enrico, faglielo sentire. Grazie. Voi dite, è l'inno inglese questo, l'inno britannico. I prussiani, siccome gli piaceva questa musica, se lo presero per 2 secoli. Se lo presero, ci misero altre parole e si tennero quest'inno con la musica dell'inno britannico. Tanto è vero che nella prima guerra mondiale, nelle trincee vicine, si suonava lo stesso inno, sia quello inglese sia quello tedesco. Ma sapete qual è stato l'inno svizzero fino al 1961? Vai Enrico. E sapete qual è l'attuale inno del Liechtenstein? È vero, la storia dell'inno è una storia stranissima. Immaginate la regina Elisabetta di Gran Bretagna che va in visita nel Liechtenstein e suonano la stessa melodia, tranquillamente. Le parole sono diverse, ma voglio dire... Sentite quest'altro famosissimo. Oh, allora, bravi, la Marsigliese. Faccio una domanda a tutto l'auditorio, escluse le maestre. Qual è il fatto storico cui si lega la Marsigliese? Urlate. Bravi. La rivoluzione francese. E se io vi dicessi che la Marsigliese non nasce come canto rivoluzionario, anzi l'opposto, no, adesso io mi sarei aspettato, allora, bravi, allora no, siccome le prime file dubitano sulla vostra capacità di ascolto, facciamo questo, io rifaccio la domanda. Tutti insieme, la rivoluzione francese. Io dico, e se voi fate, e poi facciamo l'effetto brusio del cinema. Cioè tutti noi dobbiamo dire rabarbaro. Rabarbaro è l'effetto, no è vero. Quando nel cinema le scene di gruppo bisogna fare brusio, tutte le comparse dicono rabarbaro. Allora, pronti? Qual è il fatto storico a cui si lega la Marsigliese? E se io vi dicessi che quest'inno non nasce come inno rivoluzionario? Rabarbaro. Piano. Grazie. Che bravi che io vi farei un applauso a voi stessi per la concentrazione straordinaria. Ma io dico delle ma come fate, professoressa, a non essere fiere dei vostri allievi? Che sono così pronti e recettivi. Ragazzi, è la verità. La rivoluzione francese non produsse la Marsigliese. Pensate che la Marsigliese fu scritta da un maggiore dell'esercito, Roger de Lille, che era talmente fedele al re Luigi XVI che rischiò la prigione e la ghigliottina perché non giurò fedeltà al governo rivoluzionario.
Cosa accade? Perché questa Marsigliese diventa poi il simbolo della rivoluzione? Perché questa musica piacque e da Marsiglia un gruppo di volontari portarono la Marsigliese a Parigi quando iniziò la deriva veramente rivoluzionaria, nel luglio del 92. Si cominciò a essere cantato Inno Marsigliese e poi la Marsigliese, ma il titolo originale era Inno dell'Armata del Reno. Inno dell'Armata del Reno, cioè dell'esercito regolare contro le truppe austro-prussiane. I nobili non c'entravano nulla. Altra cosa, vi ricordate col My Darling Clementine, vi ho detto ascoltate bene le parole, non vi fidate del suono. Ma sapete che cosa vuol dire in italiano le parole della Marsigliese? Ve ne canto un pezzettino in italiano. Non sentite dalle campagne il muggir dei feroci soldà, vengon fin nel cuor della nostra terra per sgozzare i nostri figli, le nostre mogli. Cavolo! E scusate, noi ci lamentiamo del Fratelli d'Italia e dell'Elmo di Scipio, ma questo è un testo veramente di macelleria. Cioè, parla di sangue, ma parla di sangue in maniera esplicita, sgozzare i figli. Allora, chiaramente, c'è una cosa che dovete sapere. Il testo di qualsiasi canto deve essere assolutamente valutato come originario di quei momenti in cui è stato scritto. È chiaro. Noi non pensiamo che l'Italia si metta l'elmo, indossa la chioppa, no. È solamente una sorta di mantra, di aiuto per cantare insieme. Si stemperano tranquillamente tutti i versi. Arriviamo adesso, finalmente, al nostro inno. Allora, ma era necessario, sapete, questo piccola cosa. Ci arriviamo. Io adesso vi faccio sentire una versione dell'inno come non l'avete mai sentita. Provate a gustarvela e poi mi dite com'è. Enrico, vai, dovrebbe essere quella sinfonica, vai. Dite? Adesso voglio dire, vi piace, no? È più morbida rispetto all'esecuzione che ascoltiamo normalmente, che è questa. C'è una piccola idea di percussioni, forse. Avete sentito un piccolo sentore? Avete visto come la seconda versione è molto più ingessata? Pum, esatto. C'è questa presenza delle percussioni. Dobbiamo capire il perché noi cantiamo, noi suoniamo l'inno diverso dall'originale. Il primo è sicuramente più bello. Ma lo dico anche alla prima fila che forse non ne sa il motivo, eppure loro vivono questa realtà. Semplicemente questo. Quando, dopo il 2 giugno 1946, fu proclamata la Repubblica, si dovette inventare un inno, cioè adottare un inno che sostituisce quello precedente, che è la Marcia Reale. La Marcia Reale è una marcia. Una marcia significa una musica che viene scritta per aiutare le truppe a tenere il passo. La marcia reale era questa, ve ne do solo un accenno, sentite. Attenzione. 2, 3. 4/4. Sentite. Ci si marcia perfettamente, no? Grazie Enrico. Quindi, bello o brutta che fosse, era un canto di una musica di marcia. Solamente che in monarchia noi abbiamo una cosa che nessun altro popolo ha. La bandiera
si deve muovere sulle note dell'inno nazionale. Cioè, nella monarchia italiana la bandiera si muoveva sulle note della marcia reale. Che cosa è accaduto? Che il nuovo cerimoniale militare ha scelto, sì, giustamente l'inno, il canto degli italiani, ma ha lasciato che il canto degli italiani continuasse a far marciare la bandiera e ha trasformato un canto di popolo in una marcia. Ecco la presenza di queste percussioni, perché loro vi possono confermare che un alfiere che porta la bandiera e la musica è a 30 metri, se non dai tanti colpi di gran cassa il passo non lo tiene. Quindi il nostro inno è così ingessato, così, come voglio dire, molto marcato per un'esigenza di carattere cerimoniale. Aggiungo tra parentesi purtroppo, perché nella versione di prima voi l'avete visto molto più fluido. Poi c'è la versione, naturalmente, da sagra paesana, l'arrangiamento più devastante, che è questo. Attenzione. Cioè, basta, Enrico, basta. Allora io dico, ma si può arrangiare una cosa in questo modo? E poi uscì il genio, quello che disse, l'inno, sapete qual è il difetto, ve lo dico io, l'inno è troppo veloce, lo rallentiamo. Con quali esiti ve lo faccio sentire. Sai quando accendi un motore che non parte, no? Che il motorino gira? Cioè ti fa venire l'angoscia questo. Senti. Attenzione. Forse parte. Sapete se hai un elastico dietro e tu non riesci, cioè non ce la fai. Attenzione, attacco. Grazie. Questo è il coro del gerontocomio di Bordighera, di Villa Arzilla. E io dico che se tenevamo questa versione dell'inno, oggi eravamo ancora sotto l'Austria. Il nostro inno è un canto di popolo, semplicemente un fluido, dinamico, canto di popolo, con una partitura bellissima, scritta da un genio della musica che si chiamava Michele Domaro, Novaro, e che era un uomo di teatro, leggi oggi, di cinema, lavorava in teatro, cioè era un cinematografaro dell'epoca, era uno che aveva chiara la rappresentazione, le scene, voleva vedere movimento. E quando ricevette la poesia di Mameli, lui la vede, la lesse e dice: adesso ci scrivo sopra una musica che rappresenti ciò che io vedo in questo testo. E sapete che cosa immaginò quel grande musicista di Novaro? Un affresco straordinario. Immaginate. E guardate che il nostro inno segue proprio questo che vi sto raccontando. Adesso lo vedremo insieme. Lo spezzeremo in tante parti e capiremo che Novaro ha scritto una cosa splendida. Immaginate, alla vigilia della prima guerra d'indipendenza, tutto il popolo italiano riunito in un'enorme pianura. Teniamo conto che l'Italia era divisa in 7 stati ed era da secoli veramente calpeste e desirisa. C'è questa gente che dice: ma che, perché ci hanno chiamati? Che stiamo a fare qua? Improvvisamente si sente un richiamo di tamburi e un richiamo di trombe, che è esattamente l'inizio del nostro inno. Sentite, Enrico. Tamburo, tromba, tamburo, tromba. Grazie Enrico. Abbiamo detto che siamo qua e sentiamo qualcosa, non sappiamo che cosa accade. L'introduzione dell'inno prosegue ed è come se avessimo una telecamera soggettiva che passa e ci conduce in un punto della pianura in cui c'è una figura meravigliosamente vestita che si alza e che comincia a parlare. Sentite. Eccolo. Questa figura si alza. Notate che ci sono due battute d'attesa, di solito se ne taglia sempre la seconda, eh? Questa figura parla, ma come parla?
sta dicendo delle parole straordinarie, Fratelli d'Italia, l'Italia si desta, cioè sta annunciando la rivoluzione. E come dobbiamo eseguirlo? Fratelli, tutto ingessato. Io devo convincere, dovrò dire Fratelli d'Italia, l'Italia si desta. Sentite come bisogna cantarlo, vai. Ascoltate adesso, dopo lo cantiamo. Sentite la forza. Sentite come spinge. Va avanti. Adesso c'è questa voce che ha parlato. E adesso c'è un piccolo pezzetto che normalmente viene eseguito talmente male che tutti si preparano al piedino. Pa pa pa, ta ta ta, ta 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 ta. E fratelli, no, 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 no. Questo è stato un escamotage geniale. Sapete cosa rappresenta quel ta ta ta? L'effetto che quelle parole hanno sul cuore della gente. Pum! Dei colpi nello stomaco. Vai Enrico, lo fai. Pam, pam, pam. E adesso la parte più difficile da interpretare, ma quella più significativa. Tutti noi siamo abituati a ripetere esattamente come cantavamo la prima parte. Fratelli d'Italia. No, no, no. Completamente diverso. In questo momento il musicista sta raccontando che cosa accade nella mente del popolo che ha ascoltato queste parole. Nella partitura che avete, lo vedrete dopo, c'è scritto pianissimo e molto concitato. E cioè questa ripetizione delle parole non è altro che nel popolo l'impossibilità di dire qualsiasi altra cosa. Se io vi dicessi domani sarete tutti presidenti della Repubblica, voi dite no, voi mi rispondereste domani saremo presidenti. Ripetete le mie parole perché non sapete dire altro. E questo è detto con un sussurro, con la paura, con un punto interrogativo. Fratelli d'Italia, l'Italia si desta. Ma che sta dicendo questo? Sentite. È un sussurro. Ma veramente. Paura, paura proprio. C'è la paura in queste parole. Ma continua. La gente ha ancora paura. Se sì, va bene, andiamo a combattere, ma se combattiamo possiamo anche morire. Ecco che si affaccia l'idea della morte ed è sempre detta con un sussurro. Enrico, paura, c'è ancora paura. E adesso il finale, che non è allo stesso tempo. In partitura c'è scritto crescendo e accelerando fino alla fine. Il popolo si è convinto, vuole correre alla guerra e si mangia le parole, accelera, partiamo, partiamo. Vai Enrico. Allora, è un inno completamente diverso da come lo percepiamo. È un inno pieno di chiaroscuri, è un inno a mio avviso straordinario. Detto questo, e ricordo quello che aveva detto il sindaco di questo filo rosso che ci unisce, il canto degli italiani è esattamente la rappresentazione più nitida di quello che è accaduto 150 anni fa, quando il popolo italiano ebbe paura e poi però impugnò le armi per fare la sua guerra. Adesso ci alziamo tutti e proviamo a cantarlo secondo questa versione, seguendo le mie indicazioni. Enrico, è il penultimo e l'ultimo, vero? O ce ne... Allora vai sul penultimo, per favore. Per favore, seguitemi, ricordate l'attacco forte del Fratelli. Andiamo Enrico. Thank you.
È un'ora che mi sto facendo due palle così per spiegarvi com'è. E l'inizio me lo fate, frate, no, Fratelli d'Italia, e adesso chiudano le orecchie gli insegnanti, deve essere cazzuto. Non urlato, ma deciso. Ripartiamo dal vibrato. Vai. Dal vibrato, eh? No, no, quello dopo. Quello dopo, il vibrato. Attenzione. L'Italia, l'Italia, sei destra dell'elmo di Scipio, sancita la testa. Il centesimo me lo prendo io e sentite scendere nei vostri cuori con queste note la gioia e l'orgoglio di essere italiani. Grazie.